buona visione da Erbe Medicali, gli alimenti fermatempo. Buonasera, bentrovati ad Alimenti Ferma Tempo, con me come sempre Giampaolo Tocco. Buonasera Giampaolo. Buonasera Barbara, buonasera a tutti. Dunque, nella puntata precedente abbiamo parlato di come vivere in salute e diventare centenari, addirittura 120 anni si parla. Si parla di uno studio scientifico, di più studi scientifici, sì, che appunto testimoniano questo. Ecco, le do appunto 3 minuti per riassumermi un po' la puntata precedente, visto che ha avuto davvero un grande riscontro dal punto di vista appunto dei nostri telespettatori. Si offenderanno i 3 scienziati, un minuto a testa, rapidissimi. Si parla molto di questa età che deve, questa vita che deve durare oltre i 110, 115, 118 anni. Questo qui è un genetista di fama mondiale, Eiflick, il quale ha detto che la lunghezza della nostra vita è data dalla capacità della cellula di sdoppiarsi, di riprodursi. Calcolo matematico, non esiste essere umano che sia stato derubato dalla genetica. Tutti hanno cellule che si possono sdoppiare dandoci 120 anni. Guardi che questo è uno studio di 50 anni fa, eh? Quindi non è una notizia di oggi. Ed è sua la paternità, non di altri. Sento ultimamente gente che si appropria in maniera sbagliata e non etica di questo studio, è suo. Poi arriva la dottoressa Blackburn che dice: io vi dico quali sono i fattori di invecchiamento che non consentono a tutti gli esseri umani di campare 118 anni l'uomo, 122 anni la donna. Ci sono i telomeri che proteggono il DNA, che possono essere aggrediti. Accadono delle cose che ci vorrebbero 5 giorni per spiegarle, ma ha spiegato: a causa della perdita di codici noi non riusciamo a vivere quei 120 anni di cui parla Eiflick, lei dice, e ci ammaliamo, cosa che non dovrebbe essere. Terzo studio importantissimo, un gerontologo, cioè lo studioso dei processi di invecchiamento, che dice: ci sono sostanze naturali che possono neutralizzare quei fattori di invecchiamento di cui parla la dottoressa Blackburn. Pensi come si chiude il cerchio. E li identifica: lo stress ossidativo e i processi infiammatori degenerativi sono quelli che non ci fanno vivere quei famosi 120 anni e sono quelli che innescano le patologie. Tutte. Tutte. Perché non c'è patologia che non nasca. Pensi, anche se vado a sbattere con la tibia sul comodino andando in bagno la notte, sto scatenando un processo ossidativo, poi un processo infiammatorio e forse poi una patologia. Quindi stiamo parlando anche di malattie molto gravi. Lo sappiamo che lo spauracchio di tutti nel nostro secolo è appunto quello del cancro. Sì, molto anche diffuso. Se si muore molto. Anche se si muore adesso molto, molto di meno, insomma, un po' per la diagnosi precoce e poi per, diciamo così, l'aspetto terapeutico che chiaramente è avanzato rispetto agli anni passati. Non si parla molto invece di altre patologie che purtroppo esistono, sono anche molto impattanti per la vita di ciascuno di noi e che portano anche ad una mortalità piuttosto elevata, che sono per esempio le patologie cardiovascolari. Le patologie cardiovascolari, anche lì tutto nasce da un processo infiammatorio, prima ossidativo, perché si sporca la parete della cellula, la membrana cellulare, poi infiammatorio. Sappiamo quali sono le cause: l'ossidazione. L'ossidazione data da quei fattori di cui abbiamo parlato l'altra volta, ma li riassumiamo brevemente. Guardi, lo stress ossidativo deriva da queste schifezze qui, dagli scarichi delle automobili, delle aziende, dall'inquinamento dei terreni, l'acqua, il cibo, le cattive abitudini, il fumo, le preoccupazioni, il telefonino, il computer, i campi elettromagnetici.
tutte queste cose che noi non possiamo evitare, creano stress ossidativo. E poi abbiamo le nostre cattivissime abitudini alimentari, comportamentali, ma due diavoli, due demoni che sono il nostro nemico numero uno: gli zuccheri raffinati che dobbiamo eliminare e le farine raffinate che dobbiamo ridurre. Perché se a me mi dicono, per vivere 120 anni senza malattie devi smettere pane, pasta, pizza, voglio morire domani. Io non posso tanto per vivere come un lombrico, caro da Dio, ma rimane un lombrichino, no? Forse non ha le emozioni dell'essere umano. A me non mi puoi togliere picco. Però limitiamoli. Anziché farine, siamo arrivati alle farine 000. Anziché farine raffinate, cerchiamo quei grani antichi, costerà un euro di più, ma ci salva la vita. Lo zucchero raffinato non ha scusanti, va eliminato, punto. Sulle, abbiamo mille modi per dolcificare. Le farine raffinate cominciamo a cercare intelligentemente di ridurre e di cercare farine meno raffinate, punto. Fatto questo e presi quotidianamente, assunti quotidianamente antiossidanti naturali e antinfiammatori naturali, abbiamo risolto il 90% del problema. Occhio, un'unica cosa, occhio agli antiossidanti naturali e agli antinfiammatori, perché abbiamo visto che la maggior parte degli antiossidanti, se assunti in maniera sbagliata, possono portare a pro-ossidazione, quindi fare peggio di quanto non faccia l'ossidazione. Guardi il selenio, per dirne una, la graviola, ce ne sono tantissimi di antiossidanti che se li assume in proporzione sbagliata le fanno malissimo. Il cranberry è un miracolo della natura, ne posso mangiare quanto ne voglio. Quello in eccesso lo butto fuori con la pipì, è una meraviglia? Quale cranberry, Giampaolo? Il mio selvatico. Perché il mondo è pieno di cranberry. Guardi, quando l'ho portato in Italia c'era il 90% delle persone non sapeva che cos'è il cranberry, non sapevano scriverlo, scriveva con la M, cranberry. Il cranberry pensavo fosse un animaletto, oggi tutti vendono cranberry. Da che tocco parla del cranberry, tutti vendono cranberry. Ma ci sono cranberry che non valgono niente e ci sono cranberry che sono miracolosi, perché sono selvatici, straricchi di principi attivi. Lasci stare vitamine, minerali, che sono una meraviglia, ma sono pieni di antiossidanti e veri ringiovanenti dell'intero organismo, ringiovaniscono e puliscono cellula per cellula. Chiaramente, Giampaolo, noi non possiamo assumere la bacca, assumiamo appunto questa compressa. Sì. Mi chiedo, il processo di trasformazione dal frutto alla compressa riesce a trasferire tutti quelli che sono poi i principi attivi? Tutti. E abbiamo preso 3 premi internazionali per questo, 3 premi internazionali, 3. Guardi che c'erano multinazionali che presentavano i loro prodotti. 3 premi internazionali, noi spostiamo quasi il 100% dei principi attivi del frutto fresco, di un etto di frutto fresco selvatico, in una compressa, tanto che una compressa al giorno è la quantità sufficiente per la prevenzione anti-age, cioè rallentare quell'orologio biologico che ci fa invecchiare e ripulire completamente il nostro organismo, disintossicandolo, depurandolo, aiutandolo a drenare i liquidi intracellulari in eccesso carichi di tossine, ringiovanendo le pareti delle arterie. Come diceva giustamente lei, tanto clamore sul cancro, si parla poco dell'aspetto cardiovascolare, si muore quasi di più di infarto che non di cancro, quindi. E poi è invalidante. Pensi ad una bacca, ad una compressa di Usa Red Berry che entra nell'organismo, disintossica, depura, drena i liquidi in eccesso, ringiovanisce le pareti delle arterie e delle vene, apre i capillari, protegge il cervello. È un miracolo. Sì, è quasi un miracolo, è vero. Allora, ora ci fermiamo per una brevissima pausa, rientriamo tra pochissimo e continuerà a parlarci appunto dei benefici sia del cranberry che della curcumina. Ma certo.
Eccoci rientrati Gianpaolo, dicevamo appunto del mirtillo della curcumina, un mirtillo particolare, lo abbiamo già detto, la curcumina è una curcumina vegetale? Cosa vuol dire? Vuol dire che rapidamente, perché sennò se mi lascio prendere la manina dopo stiamo qua mesi, no? La curcumina è un fenomeno, il professor Veronesi è stato chiaro. Le popolazioni che assumono curcuma quotidianamente hanno un'incidenza di malattie drasticamente ridotta e è importantissima nella prevenzione e come terapia integrata nelle malattie tumorali, no? Non solo, pensi anche all'artrite reumatoide. La curcumina è un antinfiammatorio antitumorale fantastico. Ci sono decine di migliaia di studi sulla sua efficacia, ma la curcumina non può, visto che c'è una grande richiesta. E i costi sono altissimi della materia prima, come sempre la multinazionale cosa fa? E non la nomino, qualche multinazionale cosa fa? Si è creata una molecola chimica, arrivando a dire stupidaggini così grandi, però sai, chi ha potere di parola, una bugia detta 100 volte è più vera di una verità non detta. La forza della comunicazione e del denaro è questo. Devono dire una bugia, te la raccontano con testimonial importantissimi, tante di quelle volte che alla fine si convincono perfino loro che è vero. Tanto che sono arrivati a dire la curcumina chimica non ha le controindicazioni e gli effetti collaterali di una curcumina. Ma no, la curcumina chimica è una molecola chimica che ha dimostrato di fare molto molto male. Lo ha detto finalmente anche Food and Drugs Administration, ma l'ha detto il nostro Ministero della Salute. La curcumina deve essere un concentrato di una curcuma vegetale, da curcuma longa, che con processi di trasformazione nostri, non brevettati, ma assolutamente know-how nostro, nascosto, non lo sveliamo, ma arriviamo ad una curcumina che ha dimostrato di essere decine di volte più biodisponibile di qualsiasi altra curcumina, perché il problema della curcumina è la biodisponibilità. E questa curcumina vegetale, che è lo 0,9% delle curcumine presenti sul mercato, quindi è difficilissimo che me la trovate in giro. Quindi per noi è impossibile distribuirla a farmacie, erboristerie o tantomeno supermercati o su grandi piattaforme di vendita in internet. Perché quando si fa qualche migliaio di confezioni non puoi né svenderle né venderle in tutto il mondo. Le divulghi in questo modo, passa parola, l'amico che lo dice al parente, le persone che si vogliono bene, che si raccomandano l'utilizzo di questo curcumiele, che è il più potente antinfiammatorio e antidolorifico. Il dolore non va combattuto nel sintomo, perché io sono cretino. Perché quelli furbi fanno 75 miliardi di fatturato solo in America all'anno, in antidolorifici, in pastigliette, perché mi fa male qui, pastiglietta, mi fa male la testa, pastiglietta. Ma andiamo all'origine? No, perché sennò dopo non le comprano più. Io non ragiono così. Sempre nella mia vita ho fatto le cose con passione. E i miei clienti mi hanno sempre dato i soldini, io ho potuto fare ricerca, ho potuto fare un'aziendina, posso pagare gli stipendi, posso pretendere la massima qualità, posso dire di no ai mercanti che vogliono distruggere il mercato col mio marchio, con robe che non servono. Ho dei clienti che mi hanno protetto, te li diamo noi i soldini. Continua a fare il tuo curcumiele, mirando alla qualità più assoluta. Io voglio questi esiti. Azione sul metabolismo, 19.000 studi. Azione sui processi infiammatori della curcumina, 14.000 studi. Azione sullo stress ossidativo, 13.000 studi scientifici. Azione sulle malattie croniche, pensi alla gente che ha il dolore cronico, 12.908 studi. Io colpisco l'origine del dolore, non il sintomo. Quindi la curcumina dà molto molto fastidio. Poi un'ultima sulle malattie neurodegenerative, l'Alzheimer, la demenza senile, il Parkinson, 4.680 studi. È un fenomeno che spaventa,
le grandi aziende, perché è naturale. L'unica cosa, bisogna montare in aereo e girare il mondo e trovare che in Mongolia c'è un cavolo di pezzettino di terra dove si riesce a trovare una curcumina che ha queste caratteristiche. Io amo l'India, amo la Cina, ma da lì io non porto a casa prodotti perché non ci sono documentazioni sanitarie sufficienti a tranquillizzarmi. Dalla Mongolia abbiamo tutto, poi arrivo in Italia, abbiamo aziende fantastiche che trasformano con nostre tecniche di trasformazione e tutti i principi attivi di questa regina della nutraceutica entrano in un barattolino di curcumiele che, assunto un cucchiaino dopo cena, mi mette nell'organismo quell'angelo, quel custode che combatte all'origine quello stress, quello stato, quel processo infiammatorio che domani potrebbe diventare una patologia. Ripeto, mal di testa, antiossidante, antinfiammatorio, non mi passa dopo mezz'ora. Ho bisogno di 15-20 giorni per vedere i risultati, ma quando avrò i risultati sono definitivi. Dolori articolari, dolori ossei, muscolari, il mal di schiena, l'infiammazione al pancreas, ai reni. Qualsiasi stato infiammatorio a lei non gliene frega niente di dov'è, quindi lo aggredisce. Combatte all'origine quello che possono essere tutte le varie patologie. Mi sembra appunto di capire che fondamentale è la tracciabilità, quindi di prodotti di questo tipo sul mercato lo sappiamo, ce ne sono tantissimi, però è fondamentale che il consumatore diventi proprio attento. Assolutamente. Sappia comunque leggere e capire effettivamente che cosa assume. Una domanda, Gianpaolo, dicevamo questi alimenti fermatempo devono essere assunti quotidianamente, per quanto tempo? Esistono degli effetti collaterali? No, esiste un'attenzione. Davanti a terapie scoagulanti forti è bene parlare con il medico per la curcumina. Con il proprio medico si stabilisce, in base alla terapia scoagulante che sta facendo il paziente, quanta curcumina può assumere. Certo, non deve eliminarla, ma valuta col medico la quantità che può essere assunta. Il cucchiaino è ininfluente, il cucchiaino è veramente la prevenzione e l'attacco allo stato infiammatorio. Se però ci sono patologie gravi per cui di curcumina devo prendere 3 cucchiaini al giorno, 4 cucchiaini al giorno, in quel caso, se faccio terapie scoagulanti, è bene consultare il medico. Per il resto, le stesse controindicazioni che si hanno mangiando una mela, mangiando una fragola, mangiando una ciliegia. Se non sono allergico, intollerante al frutto, non ho problemi. Questi sono preparati alimentari, Barbara, non sono integratori, non sono farmaci. Sono preparati alimentari di altissima qualità e ad altissima concentrazione, per cui dal bambino all'ultracentenario non li può, li dovrebbe assumere quotidianamente, perché ricordi che l'accumulo di stress diventa patologia. Un granellino di polvere oggi, uno domani, la goccia che scava la roccia, no? Un granellino di polvere che si accumula sul comodino arriva dopo 2 mesi che lei guarda e dice: ma è una porcilaia. Era sufficiente tutti i giorni dare una spolveratina e il tavolo era perfetto. Noi siamo un mobile, nel mio caso antico, che va tenuto quotidianamente in perfetto ordine. Tutti i giorni dobbiamo pulire l'organismo, ricevere energia e combattere lo stato infiammatorio appena insorge. E veniamo aggrediti 3, 4, 500 volte al giorno. Benissimo, quindi un'abitudine da assumere vita natural durante. Chi se lo può permettere? Ecco. Ultimo lavoro dell'ingegner Stefano Rossi è stato questo: mettere i processi produttivi e di trasformazione a regime in maniera tale che i nostri costi siano crollati per permettere a più persone possibile. Le calcoli oggi costano la metà, se non un terzo, di quello che costavano 10 anni fa. Benissimo, grazie Gianpaolo. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Ci vediamo la prossima volta. Grazie. Grazie a voi per essere stati con noi. Arrivederci. Arrivederci da Erbe Medicali, gli alimenti ferma tempo.